Buongiorno e benvenuti al webinar Organizza il tuo workspace. Io mi presento, sono Enrico Veronese, Web Marketing Specialist di Intermark Sistemi. Vi avviso che questo webinar è registrato e una copia sia delle slide che della registrazione vi sarà fornita entro pochi giorni. Vi presento l'agenda della giornata e le soluzioni offerte da GoBright, ovvero l'ecosistema Meet, che permette la prenotazione delle sale riunioni ed è integrata anche a calendari e display fuori porta. Come una soluzione di prenotazione degli spazi lavorativi individuali, work, come la prenotazione di scrivanie, che può essere fatta tramite smartphone o anche tramite mappa interattiva presso degli schermi all'interno dell'azienda o in modo automatico attraverso i sensori di occupazione. E non ultimo, Visit e View, che sono sistemi di accoglienza dei visitatori, che integrano anche, digital signage e segnaletica informativa. Tutte queste soluzioni, sono associabili con l'hardware ProDV X, quindi con display Android, Linux e Windows, di cui i nostri relatori, vi parleranno a breve. E vi ricordo che in questo webinar, sempre i nostri relatori faranno una live demo, di tutte le soluzioni. Ma passiamo alla presentazione dei relatori. Partiamo con, Simone D'Ambrosio, il nostro responsabile commerciale. A te la parola, Simone. Grazie Enrico, ho piacere di presentare questa soluzione insieme ai miei colleghi che permette a Intermark di entrare in un modo un po' diverso nel discorso della gestione degli spazi, non soltanto con le tecnologie audio-video che ormai alcuni di voi già conoscono, ma che avrò il piacere di presentare tra poco. Con un qualche cosa che è molto attuale, qualche cosa che riguarda la pandemia che stiamo tutti quanti vivendo, con la voglia di ritornare a riprendere possesso dei propri uffici, ma facendolo in sicurezza, facendolo in maniera gestita, permettendo di avere un corretto impiego degli spazi, un corretto impiego delle risorse, di poter tracciare tutto quello che avviene all'interno dei nostri edifici. Con informazioni che siano semplici da utilizzare, con sistemi che siano all'avanguardia, che sfruttino gli strumenti mobile e quindi in piena mobilità, così come attualmente siamo ormai abituati a considerare il lavoro misto, ibrido, a casa e in ufficio. Il nostro framework di soluzioni è, diciamo, rappresentato da questo approccio integrato, dove le soluzioni audio-video, quindi prettamente multimediali, si integrano sempre di più con le soluzioni IT. Quindi siamo molto attenti a offrire ai nostri clienti delle soluzioni all'avanguardia per aspetti di sicurezza. Scopriremo che GoBright ha delle interessanti certificazioni ISO a riguardo, utilizza piattaforme di assoluto livello per quanto riguarda la modalità di fruizione cloud. E quindi Intermark vuole creare un portafoglio abbastanza ampio di soluzioni con la volontà di dare una sorta di one stop shop, no? Una sorta di offerta che consenta di coprire moltissime aree tecnologiche per allestire i propri spazi. Ci occupiamo di distribuzione, quindi rappresentiamo importanti marchi nel settore, ormai sono circa più di una trentina. E con un'offerta di altissimo valore aggiunto, con tutta una serie di colleghi che sono poi disponibili e presentati nel nostro sito web con appunto la sottosezione Chi siamo e che possono essere direttamente contattati con indirizzo mail e telefono. Quindi c'è anche un invito a mettersi in contatto con noi per affrontare qualsiasi tipo di problematica tecnologica. Per quanto riguarda, diciamo, la panoramica delle sei aree che cerchiamo di coprire, quella appunto delle soluzioni di space management, che è il tema di oggi, ma vi ricordo l'ultimo webinar di Xilica per quanto riguarda uno dei brand sull'audio professionale, che è un aspetto molto importante, soprattutto oggi con la didattica a distanza, con la necessità di offrire soluzioni di cattura dell'audio microfonico molto interessanti. Abbiamo da poco aggiunto l'accordo con Nureva, che è un altro brand interessante che sicuramente presenteremo. Ci occupiamo di sistemi di controllo
e di sale di controllo, quindi sia l'aspetto, come dire, di intelligenza aggiuntiva, di utilizzo delle tecnologie in maniera semplice attraverso delle interfacce utenti molto, diciamo, ritagliate su misura, ma anche il concetto di una sala intelligente che si integra con aspetti di ergonomia, sedute ergonomiche, sono le soluzioni architetturali, piuttosto che di display, ed è una parte che riguarda molto l'aspetto di collaborazione, di possibilità di fare presentazioni in modalità wireless piuttosto che modalità condivisa, e aspetti di vera e propria gestione del flusso di lavoro, che ad esempio nell'esempio delle sale di controllo è molto importante. Non ultimo, l'illuminazione connessa, che rappresenta un aspetto, direi, vitale, ormai non è un complemento, ma forse è l'elemento principe iniziale all'interno di un edificio. Si parte dall'illuminazione, ma poi arriva il multimediale. Noi abbiamo un approccio integrato e con noi potete affrontare anche questi aspetti di lighting e di illuminotecnica. Direi che è tutto per ora, Enrico, ripasso a te la parola. Grazie. Grazie Simone, passiamo la parola al nostro responsabile marketing, Carlo Novelli. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vorrei spendere due parole innanzitutto per presentare i nostri due brand che sono oggetto del webinar di oggi, che sono GoBrite e ProdivX. GoBrite e ProdivX sono due aziende, ambedue olandesi. GoBrite è un'azienda molto giovane, è nata nel 2016, ProdivX ha una decina di anni in più. Sono perfettamente complementari per questa tipologia di soluzioni perché GoBrite sviluppa la piattaforma software cloud per la gestione di tutte le prenotazioni che vogliamo fare nelle varie tipologie di spazi aziendali, mentre ProdivX ci offre il supporto hardware in termini di display con sistema operativo a bordo, RAM display con sistemi operativi Android, Windows e Linux. A noi interessa per l'integrazione con GoBrite il gruppo di display Android per quanto riguarda ad esempio i fuoriporta o dei display touch per mostrare le mappe interattive. E la parte di display invece con sistema operativo Windows per quanto riguarda il digital signage. Quindi insieme costituiscono veramente un bellissimo ecosistema. Noi stiamo presentando queste soluzioni spesso aggregando più brand, lo vedremo anche nei prossimi webinar, perché abbiamo già in programma i webinar per le innovative sound della Nureva, in questo caso monobrand, ma abbiamo già in programma anche le control room e Utelogy che si integra con moltissime soluzioni, quindi parliamo di soluzioni specifiche per control room e soluzioni invece in generale di supervisione e controllo. Ma torniamo all'argomento del giorno, che è la parte più interessante. E le mappe interattive come questa che vediamo, che noi utilizzeremo durante la giornata, sono disponibili anche sul nostro sito web, così come tantissime informazioni sulle singole soluzioni Meet, Work, Visit e View di GoBrite. E la panoramica completa dei pannelli ProdivX. Li vedremo durante questa giornata, quindi ci prenderemo confidenza, ma vi invito sempre a visitare il nostro sito web e a rimanere aggiornati sul sito LinkedIn, perché pubblichiamo costantemente moltissime informazioni, oltre ad essere ovviamente a disposizione poi per rispondere a domande specifiche, per organizzare delle demo personalizzate, sia in presenza sia in videoconferenza. Quindi qui siamo in virtuale, però vi racconteremo non solo delle slide, ma delle sessioni live per farvi prendere confidenza e farvi conoscere il portale GoBrite in diversi dettagli. Enrico, a te la parola per la prosecuzione. Grazie Carlo. E vi presento David Dantone, una new entry per questa nuova serie di webinar Intermark Systemi, che è il nostro Internal Sales e Project Manager. E con David sempre entreremo nel vivo del webinar. A te la parola, David. Grazie Enrico, buongiorno a tutti, sono David Dantone, Internal Sales in Intermark Sistemi. Mi occupo principalmente di supporto alla pre-post vendita ai clienti e alla divisione commerciale. Tra le mie attività rientrano anche la realizzazione di demo, sia da remoto che on-site, quindi dopo il webinar GoBrite sono ben felice di accolvervi qualora foste interessati.
Oggi, come ha detto Enrico, vi presenterò la MIT, che è la soluzione per la prenotazione delle sale riunioni di GoBright. Vedremo nel proseguire del webinar, capiremo che non si limita solo nell'ambito corporate delle sale riunioni, ma è possibile applicare il concetto per la versatilità e flessibilità della piattaforma anche ad ambiti come sale meeting e sale conferenze per hotel, alberghi, e centro congressi, perché no anche aule universitarie. MIT è una soluzione integrata software e hardware, dove il componente principale dal punto di vista hardware è il cosiddetto pannello fuori porta, e a cui si aggiungono dei altri dispositivi hardware come il sensore di occupazione che ci aiuta a fare il check-in automatico della riunione, piuttosto che pannelli interattivi, quindi un formato di display diverso, o pannelli wayfinding per avere il resoconto delle riunioni in giornata. Per quanto riguarda la componente software, oltre a naturalmente a quella principale della prenotazione delle sale, ci sono dei componenti e plugin aggiuntivi come il catering e servizi che vengono associati a una riunione, oppure il plugin per il controllo di apparati audio video IP della sala, direttamente è possibile farlo dal pannello, e l'utilizzo tramite le applicazioni proprietarie su smartphone o tablet, ma non meno importante, il plugin per integrarsi con i più diffusi service provider dei calendari. Nel dettaglio, ecco, abbiamo detto che diciamo, il componente hardware principale della soluzione di prenotazione sale è il cosiddetto pannello fuori porta. Si chiama pannello fuori porta perché tipicamente viene installato all'esterno di una sala e mostra a due obiettivi principali. Il primo è quello di dare un feedback visivo immediato sullo stato occupazionale della sala. Il secondo di poter far prenotare direttamente una riunione dal pannello stesso. Il modulo software ha bisogno di essere installato in un tablet professionale dotato di sistema operativo Android certificato GoBright. Ci sono alcuni marchi che sono visibili sul sito GoBright. Noi logicamente utilizziamo ProDVX. L'interfaccia grafica del pannello fuori porta mostra tutte le informazioni della riunione, quindi l'oggetto della riunione, chi l'ha organizzata, l'orario di inizio e di fine, anche la descrizione, e una panoramica anche dello stato occupazionale nelle fasce orarie successive. Alcune informazioni possono essere anche omesse, ad esempio la descrizione della riunione. Questa è una pratica molto usuale per alcune realtà come gli studi legali oppure le società di consulenza finanziaria, che spesso organizzano meeting all'interno della giornata con loro clienti che sono tra loro competitor e quindi non vogliono far vedere delle informazioni sensibili. Infine, l'interfaccia grafica dà la possibilità di vedere i meeting in agenda nei prossimi giorni e offre uno strumento di segnalazione per, diciamo, i gestori della piattaforma nel caso in cui ci fossero state delle anomalie sulle dotazioni tecnologiche della sala. Entrando nel dettaglio, il pannello fuori porta, l'interfaccia grafica del pannello fuori porta può essere ospitata da tablet di varie dimensioni, si va da un minimo di 7 pollici o massimo di 32, si possono mettere sia in orizzontale che verticale. Ecco qui che la flessibilità di GoBright ci aiuta, perché diciamo in ambienti tipo sale riunioni piccole di ufficio oppure di alberghi magari è più comodo prevedere un 7 o un 10 pollici, mentre per applicazioni dove serve una visibilità maggiore come centri congressi oppure aule universitarie forse è più comodo passare a formati più grandi. Oltre alla parte visiva frontale dell'interfaccia grafica, lo stato dell'occupazione della sala viene rappresentato tramite dei LED. Diciamo, ci sono due modalità, i LED laterali e poi c'è un pannello di nuova generazione che ha tutta una cornice a LED che si illumina di rosso o di verde a seconda se è occupata o libera.
ma concentriamoci proprio su questi tablet professionali di Pro DVX, che sono delle macchine, dei device progettati proprio per essere utilizzati 24 ore su 24, comunque con un hardware performante che consente anche di navigare nell'interfaccia grafica in maniera veloce, quindi senza rallentamenti, e ha una serie di componenti elettronici che aiutano nella gestione. Questo in particolare è l'SLB, che ha questa cornice tutta LED, e i tablet hanno connettività sia wireless che cablata e non sono dotati di batteria, essendo dei prodotti professionali, quindi semplicemente possono essere cablati con un solo cavo. Io potrei arrivare dallo switch di rete al tablet con un solo cavo e alimentarlo e portargli i dati per renderlo operativo. Ma qualora il tablet non abbia la possibilità di essere connesso in cablato, ci sono dei punti in cui è impossibile passare dei cavi di rete, si può comunque alimentarlo esternamente con un suo alimentatore e sfruttare la sua connessione Wi-Fi per utilizzare l'applicazione. Un componente molto importante di alcune versioni di tablet è il modulo NFC integrato. È un componente elettronico che ci aiuta a ed effettuare il check-in alla riunione con un badge. Questo modulo non è esterno, quindi è integrato al tablet, quindi lascia il tablet pulito da oggetti, che quindi anche rimane molto bello da vedere. Quindi il tablet rimane sempre lo stesso, ma ha una tecnologia NFC integrata. Parlando di check-in, sappiamo tutti che una delle problematiche maggiori che affrontiamo quando si prenotano le sale è la gestione di queste prenotazioni, perché molto spesso capita che le sale vengono prenotate ma non vengono utilizzate. In questo caso le sale possono essere configurate in maniera tale che per abilitare l'occupazione si deve effettuare un check-in. Ovviamente il check-in, ecco, come abbiamo detto prima, si può effettuare con un badge, ma anche tramite il pannello stesso, però esistono dei sensori di occupazione che, inseriti all'interno delle sale, una volta che si entra, il check-in viene fatto automaticamente. Parlando di software, di plugin aggiuntivi a corredo della soluzione, ci sono, ecco, i catering e i servizi. Qui nella slide abbiamo indicato catering, ma è corretto dire proprio servizi in generale perché è un componente completamente personalizzabile. Di solito il servizio si associa magari al portare un caffè, una bibita oppure alcuni snack durante una riunione, soprattutto per quelle che durano tanto, ma il servizio è un qualcosa che è completamente personalizzabile sia nella forma che nei contenuti. Io posso definire anche un servizio che si chiama videoconferenza o anche videoproiettore. Questo vuol dire che quando io prenoto una riunione, voglio che durante la riunione la sala venga dotata di quelle tecnologie che io sono andato a impostare. Questi servizi possono essere configurati indicando un costo e durante la riunione, come vedremo più avanti, ne vedremo live, posso associare la prenotazione a un centro di costo. Questo fa sì che in fasi, diciamo, successive si possono estrarre i dati, si possono incrociare, mettere insieme e avere anche una reportistica economica sull'utilizzo delle proprie sale riunioni. Un altro plugin interessante è il controllo della sala. Sappiamo tutti che oggi la stragrande maggioranza delle tecnologie in una sala riunioni sono controllabili in IP via rete. Quindi GoBright, tramite il suo pannello, permette di gestire direttamente queste tecnologie che possono essere audiovisive piuttosto che di illuminazione. Sappiamo tutti che il controllo illuminazione ormai viene integrato benissimo su rete e il display fuoriporta mette a disposizione dei comandi con cui posso gestire questi dispositivi. I dispositivi possono essere gestiti anche in automatico, richiamando degli scenari, e quindi quando magari si vada ad effettuare il check-in alla sala per una riunione, si possono richiamare degli scenari che coinvolgono sia la parte
audio video che illuminazione, se opportunamente integrati. Per prenotare le sale ci sono vari modi, ecco, il primo che abbiamo visto precedentemente è direttamente sul pannello stesso. Abbiamo a disposizione anche il portale web e abbiamo a disposizione anche l'applicazione mobile per smartphone e tablet. Si può scaricare dagli store Google Play oppure di Apple e mostra l'applicazione mostra un'interfaccia grafica completa. Abbiamo inizialmente un cruscotto generale che mi aiuta a vedere il riepilogo delle prenotazioni e la possibilità di cercare con pochi clic una sala libera, ma anche una mappa interattiva che mostra in tempo reale con dei colori specifici lo stato occupazionale di una sala e la possibilità di prenotarla direttamente in tempo reale andando a cliccare sull'ambiente. Una volta poi entrata nella sala da prenotare, io avrò tutte le informazioni necessarie, la dotazione della sala, anche una foto, gli orari disponibili e con dei semplici passi si può andare a salvare la prenotazione. L'ultimo, ma non meno importante, sono i plugin di integrazioni con i service dei calendari. Una delle prime domande che ci fanno è che cosa ho bisogno, di quali calendari ho bisogno per utilizzare la piattaforma GoBright. È compatibile con Microsoft e Google, quindi possiamo utilizzare Office 365 Exchange, ma GoBright, la sua flessibilità ci consente di poter non utilizzare queste piattaforme perché possiamo sfruttare interamente la piattaforma che ci mette a disposizione con Bright. Quindi non è detto che io debba avere dei contratti con Microsoft o con Google per avere un servizio di prenotazione sale, perché ce lo mette a disposizione già GoBright. A corredo dei pannelli fuori porta ci sono delle ulteriori interfacce grafiche che migliorano l'esperienza d'uso dell'utente e questa, una di queste è la mappa interattiva. Viene visualizzata tipicamente su uno schermo touch utilizzando sempre i monitor ProDVX. Questa mostrerà la mappa del nostro edificio, del nostro ambiente piano che stiamo gestendo. E analogamente a come abbiamo visto prima con l'app, posso prenotare in tempo reale cliccando proprio sulla sala o che sia la scrivania. Logicamente, essendo una mappa in tempo reale, anche in questo caso ho lo stato in tempo reale delle prenotazioni, quindi posso vedere con dei colori se la sala è prenotata o meno, è libera, e cliccando sull'ambiente mi compare la schermata per prenotare la sala. La seconda interfaccia utente a servizio della soluzione di prenotazione sale sono i cosiddetti wayfinding, sono pannelli, anche in questo caso si possono utilizzare ProDVX, che puntano a un URL che visualizza questa schermata qui che vedete rappresentata. Per la giornata corrente mostra l'elenco dei meeting per ogni sala, mostrando il nome della sala e il meeting in corso o futuro. Alla fine, nell'ultima colonna, troveremo delle freccette, dei simboli, delle iconcine, anche queste personalizzabili, che ci danno aiuto per individuare facilmente una sala riunioni e quindi è uno strumento di utilità per chi utilizza questi sistemi. Qualora avessi bisogno di un monitor anche più grande di 32 pollici che offre ProDVX, possiamo anche utilizzare dei monitor standard più grandi da 46, 55, ma anche più grandi, mettendo dietro di esso un player Android che punterà a questo link per far visualizzare l'interfaccia del wayfinding. ProDVX offre anche dei monitor fuori formato, sono ultra wide, per sfruttare la funzionalità di wayfinding. In questo caso la grafica si adatta automaticamente, è responsive e quindi si adatta in automatico a seconda della risoluzione che trova.
Questa è una panoramica generale delle componenti che costituiscono la soluzione MIT per la prenotazione delle sale riunioni. A questo punto io passo direttamente alla parte live, mostrandovi come funziona sia il portale e dandovi anche un'anteprima di come vengono visti e sono rappresentati i display fuori porta e i wayfinding web. Allora, questo è il portale web di GoBright. Vediamo subito che è una cosa che ci chiedono immediatamente, che è tradotto in italiano, quindi nonostante comunque GoBright sia olandese e abbia logicamente sviluppato la piattaforma in inglese, noi abbiamo provveduto a tradurla e quindi l'interfaccia grafica per gli utenti sarà in lingua italiana. La parte, diciamo, ecco, di gestione ha tre sezioni principali: la parte superiore che ci dà accesso a tutti i moduli GoBright che abbiamo acquistato, quindi Meet, Work e Visit; una parte sinistra che mi dà la possibilità di avere il resoconto delle prenotazioni con dei comandi per cercare delle sale libere e seguire una prenotazione velocemente, e poi una parte di mappa interattiva. Mostra l'ambiente, abbiamo caricato, questa è una mappa che rappresenta i nostri uffici a Roma, mostra i vari ambienti con le varie scrivanie e sale configurate, che come vedete sono rappresentate anche dai colori. I colori hanno un determinato significato, per esempio verde sono libere, sono prenotabili, se fossero state verde scuro era comunque libera, ha una prenotazione nella giornata, rossa occupata, viola in attesa di sanificazione. Grigia invece non si può utilizzare, è stata bloccata per assicurare il distanziamento sociale. Possiamo importare più mappe, quindi possiamo avere una struttura multi-site. Questo è molto importante perché una organizzazione potrebbe avere una gestione centralizzata, ma potrebbe avere N sedi. Si può dividere l'edificio in piani e si può ulteriormente dividere il piano in divisioni. Potremmo avere come qui area vendita, area amministrazione e area tecnica. La grafica della mappa è importabile, quindi è personalizzabile. Qui, ad esempio, vi posso far vedere come noi abbiamo configurato dei parcheggi. Noi non abbiamo, diciamo, un modulo che specificatamente si chiama parcheggio, però l'abbiamo comunque configurato perché ci aiutano il modulo Work, ci aiuta a fare questa tipologia di configurazione. Quindi qui abbiamo caricato una mappa di un parcheggio. Ritornando a questa mappa qui, con la suddivisione in multi-site e anche multilivello con divisioni diverse, vi anticipo che alla piattaforma si può accedere con profili utente. Quindi un utente può avere più o meno privilegi anche in base a delle zone, a delle divisioni. Quindi un tecnico potrà prenotare solo delle sale riunioni o delle scrivanie che sono solo nell'area tecnica, non può interferire con l'area vendita, per esempio. Quando voglio prenotare una sala, a questo punto ho vari strumenti. Quindi posso andare direttamente sulla mappa interattiva, posso cercare all'interno della piattaforma. Come potete vedere qui già mi compaiono delle sale, e con le varie dotazioni tecnologiche queste si vanno a configurare. Quindi io, quando voglio cercare una sala riunioni, lo posso fare naturalmente per capienza inserendo il numero, lo posso fare anche per caratteristiche tecniche. Io voglio una sala riunioni che abbia sicuramente una web conference, un punto LAN, e poi in base anche all'orario. Quando io seleziono un orario, mi si apre la pagina e posso inserire tutti i dati. Quindi posso andare a cambiare inizio e fine, anche il giorno, inserisco tutte le informazioni necessarie e mi posso anche avvalere degli altri moduli che mette a disposizione con Bright. Per esempio, con la sezione pre-registrazione io posso utilizzare il modulo Visit. Quindi posso aggiungere una persona al mio meeting e posso andare a inserire i vari dati, quindi nome, telefono e l'email della persona che voglio invitare. Il risultato sarà che al momento del salvataggio della riunione, dopo un tot minuti,
al destinatario arriverà una mail con informazioni, con QR code con il quale lui si potrà poi registrare quando arriverà in azienda. Questo lo vedremo più avanti. Oltre al modulo visit, poi posso anche associare i servizi. Quindi vado in aggiungi, vado nella sezione catering e scelgo che a un certo punto voglio il caffè. Voglio 4 caffè perché sto prenotando una sala per 4 persone. Voglio che il caffè mi si porti a un orario specifico anziché all'inizio della prenotazione, per esempio. Questo è quello che vi dicevo prima, che avendo impostato correttamente il costo del servizio e aumentando le quantità, ho già il totale. E questa configurazione qui può essere associata a un centro di costo, in questo caso un esempio commessa A. Quindi, una volta inserite tutte le informazioni, io faccio salva e verrà salvata la prenotazione. Quindi un altro poi, eccolo qua. Quindi mi sono prenotato con tutte le informazioni e cambierà lo stato in tempo reale. Un'altra modalità per prenotarla è cliccare subito sulla sala. Quindi mi dà la rappresentazione con tutte le tecnologie in dotazione della sala stessa, con una anche immagine per aiutarmi a capire che tipo di sala sto cercando, se è effettivamente quella che voglio, però qua mi dice che è già occupata e quindi devo andarmi a cercare un'altra sala oppure un altro orario su cui prenotarla. Questo ecco una panoramica della dashboard del modulo Meet quando accediamo e con ecco, la facilità con cui posso facilmente andare a prenotare le sale. Adesso vi faccio vedere come appaiono le interfacce grafiche dei pannelli fuori porta. Io vado su una saletta, questo è un link a cui punterà il pannello, ma con la flessibilità di Qbrite possiamo anche accedere con un web browser. Come vedete qui, ecco, questa è la grafica che mostra il pannello fuori porta. Quindi abbiamo già uno sfondo che si colora in automatico a seconda dello stato di occupazione della sala. Quindi verde libera, rossa occupata e giallo se sta scadendo il tempo per cui fare il check-in. Potrei prenotare qui subito una riunione, gli vado a dire che per quanto tempo devo inserire un PIN perché non è che tutti si possono mettere a creare a prenotare delle sale, quindi deve essere una persona deve essere un minimo accreditata. Se il PIN è corretto, a questo punto la riunione è stata impostata. Come vedete, in tempo reale è cambiata la colorazione dello sfondo e questo cambierà in automatico poi sui vari calendari che si possono utilizzare. Come vi ho anticipato all'inizio, sulla parte destra c'è lo stato di occupazione nelle fasce orarie successive, quindi io posso andare a prenotare dopo le 12:36 e poi una volta che io ho finito la mia riunione posso andare a notificare al gestore se c'è stato per esempio un problema sul device di mirroring. E questo io vado a segnalarla, non funziona AirPlay. David, prendo la parola. Beh, ti ringrazio per appunto averci presentato questa dimostrazione live e la panoramica Meet. Riprendo il controllo dello schermo Perfetto. e passo la parola a Simone D'Ambrosio, che andrà ad introdurci la panoramica Work. Grazie Enrico, grazie David, soprattutto perché ci hai permesso di avere già una panoramica del sistema di prenotazione delle sale e la stessa interfaccia è quella che andremo a usare per quanto riguarda la prenotazione delle scrivanie. Il modulo Work è un modulo combinato sia di una parte hardware che di una parte software e ci permette di diciamo, utilizzare sempre la stessa interfaccia che avete visto per quanto riguarda le sale riunioni anche per la prenotazione delle scrivanie e di altri device, in particolare gli armadietti. Vi dirò meglio poi successivamente. Quindi la user experience è garantita sia sulla parte portale che sulla parte mobile. Ricordo che l'applicazione mobile per iOS e Android sfrutta tutte le caratteristiche dei telefonini che possiamo dire sono
degli ultimi 6 anni, quindi non è richiesto il telefonino di ultimissima generazione. Abbiamo fatto dei test e delle considerazioni con Cobright su questo argomento e garantisce anche l'aspetto del single sign-on, quindi l'utente che eventualmente sia con Office 365 o con Exchange o con Google Workplace potrà usare le proprie credenziali standard di ufficio per utilizzare la piattaforma. Quindi anche questo si estende poi al plugin di Outlook che ha fatto vedere David precedentemente. Il PIN è un concetto nuovo che è generato da Cobright, può essere importato da Active Directory, perché se vogliamo inserire all'interno della piattaforma un concetto di autenticazione, quindi di conferma di chi è effettivamente effettua la prenotazione, questo è fattibile. Molte delle caratteristiche che abbiamo mostrato sono diciamo attivabili o meno, quindi non per forza dobbiamo avere un profilo di check-in, quindi di conferma della prenotazione in azione, oppure potremmo averlo per zone. La flessibilità di Cobright è totale sia per quanto riguarda i ruoli degli utenti, l'accessibilità e la prenotabilità degli spazi, che lo stesso comportamento di risorse, intendendo risorse, sale, scrivanie o armadietti, e la loro configurazione all'interno dell'azienda. Potremmo avere un comportamento diverso sulla sede di Milano rispetto a quella di Roma. Da un punto di vista tecnologico, la conferma di l'utilizzo di uno spazio è un tema abbastanza importante, cioè nel ritorno al lavoro in ufficio le aziende hanno fatto un po' il punto, hanno visto che non è necessario per forza avere una capacità della building al 100% delle persone, quindi già si ragiona in termini di spazi e anche di affitti ridotti, con un carico magari del 70%, e le persone che si condividono le risorse. Uno strumento come Cobright garantisce appunto questo flusso di lavoro assolutamente senza problematiche e attriti. È come se fosse un vigile che in maniera diciamo in neutrale garantisce l'occupazione corretta degli spazi. Uno dei temi è appunto quello di prenotare, ma poi di utilizzare. Per poter garantire l'occupazione ha senso chiedere una conferma tramite un check-in. Check-in che può avvenire con la scansione tramite telefonino di un adesivo NFC. Ricordo, lo standard NFC è diciamo letto da qualsiasi antenna di telefonini Android e iOS, e quindi in maniera anche grafica, esteticamente gradevole, possiamo avere un qualche cosa che non è, come dire, copiabile. Un QR code, che è un'altra tecnologia usata in queste tipologie di sistemi, in effetti è copiabile. Potrei fotocopiarmi questo QR code e tranquillamente fare un check-in anche se non sono fisicamente sulla risorsa. Un NFC non è possibile copiarlo. Possiamo eventualmente strapparlo dalla scrivania. Dal punto di vista quindi di costi, la soluzione non prevede con Cobright alcunché, perché un oggetto del genere ha veramente un costo di pochi centesimi, ma riteniamo assolutamente centrale e importante presentarvi Connect. Connect è il device per la prenotazione delle scrivanie di Cobright, che ha varie funzioni al suo interno. Si presenta con una superficie in vetro molto sottile, quindi non dà fastidio nell'utilizzo della scrivania, si può scenificare e i tasti sono di tipo capacitivo, perché se fate caso all'interno c'è una sorta di crociera con 4 posizioni cardinali e una pulsante centrale. Il LED rappresenta lo stato di occupazione con i colori che già David ha più o meno indicato, abbiamo detto il verde libero, rosso occupato, giallo in fase di occupazione, lo vedremo live con la demo, e poi altri colori come ad esempio il viola, che sta a indicare che la scrivania è stata già utilizzata e non e aspetta di essere sanificata, se vogliamo accendere questa tipologia di flusso di lavoro, piuttosto che il colore blu, che indica la modalità non voglio essere disturbato, una modalità che vi faccio vedere tra poco, quando appunto facendo questo webinar non voglio che gli altri colleghi mi interrompano nella presentazione. Il Glow è un device che si collega al Connect, quindi è legato a questo primo accessorio, che riporta in una posizione più alta, quindi in un open space diventa assolutamente più visibile quando si passeggia all'interno dell'ufficio, vedere la scrivania libera, e quando siamo arrivati nel nostro ufficio, Cobright permette anche una ricerca del proprio spazio, cioè ha la possibilità di far flashare
lo spazio che si è prenotato. Quindi è una funzione anche interessante perché magari per chi è in transito, per chi ha grandi spazi di uffici da utilizzare, questa è una funzione che riduce molto, molto il tempo di arrivo alla scrivania. E così come ha accennato David sulle sale riunioni, il sensore di occupazione, che è un accessorio cablato in questa fotografia, ma esiste anche la sua versione a batteria, consente di certificare l'occupazione senza bisogno però magari di effettuare una prenotazione. Questo vuol dire che potremmo monitorare l'occupazione di spazi, magari come i posti a mensa. Vorremmo far vedere in una mappa grafica come quella mostrata da David, che magari la mensa in un dato momento è troppo piena e vogliamo magari andare dopo. Quindi queste soluzioni sono interessanti perché permettono, ad esempio, di avere un tracciamento dell'utilizzo di spazi di passaggio. A volte ci sono dei salottini con gli sgabelli che non richiedono una prenotazione, ma vogliamo vedere quante persone occupano quegli spazi nel corso del tempo. Le risorse umane sono molto attente a questi aspetti. Uno dei punti cardine dei sistemi di prenotazione è che riportano informazioni ai manager, cioè la possibilità di capire in un anno quante persone esterne sono venute attraverso il modulo visit, quante persone occupano le scrivanie e in che maniera, la possibilità di vedere quali sale riunioni e che prenotazioni vengono effettuate. Facciamo più riunioni da 20 persone o da 4 persone? Sono più importanti le sale riunioni piccole o quelle medie e grandi? Immaginate quanto è preziosa questa informazione per chi si occupa di pianificazione di uffici, per la gestione corretta dei costi, per capire effettivamente come progettare e pianificare l'ufficio del futuro. Devo dire che questi sono aspetti assolutamente centrali per quanto riguarda l'applicazione di gestione spazi. Gli armadietti sono un punto interessante quando vogliamo mantenere una gestione personale dei propri effetti, ma anche un'estetica dell'ufficio. Quante volte entriamo negli uffici e vediamo borse, cappotti, magari di persone che sono tutto il giorno in sala riunioni e che lasciano in mezzo i propri effetti. L'armadietto può essere aperto o chiuso direttamente dall'app Cobrite e anche può essere prenotato. Quindi io prenoto il mio spazio, prenoto la mia scrivania, prenoto il mio parcheggio e vi anche annuncio una novità, diciamo, la risorsa parcheggi verrà introdotta a breve. Uno dei punti centrali delle applicazioni cloud, come appunto è GoBrite, che è offerto in modalità SaaS, come servizio, Software as a Service, è quella di dare immediatamente disponibili le nuove funzionalità, le nuove feature agli utenti, senza dover installare nulla, senza dover effettuare alcunché. Si tratta solo di accendere il sistema il giorno dopo, entrare nel portale e vedere le nuove funzioni. Quindi passo alla modalità presentazione, vediamo se vorrei farcela. Allora, tolgo questa finestra e dovreste vedere due schermate, cioè sostanzialmente sia il portale che David vi ha fatto vedere, sia l'app mobile. Io ho un telefonino in questo caso iOS, un iPhone, che mi permette di farvi vedere la user experience anche da un punto di vista della modalità mobile. Troveremo gli stessi concetti: il pannello di controllo che mi permette di effettuare delle prenotazioni, la mappa, la possibilità di cercare uno spazio, sala o scrivania e anche la ricerca di un collega. Vedete, Davide si è prenotato, vado a vedere che, ad esempio, David è seduto in questo spazio che mi presenta l'applicazione. Quindi la ricerca del collega è un tema importante per andare a pianificare la propria presenza in ufficio e magari legarla a dei team, a dei progetti, quindi ci si vuole riunire tutti insieme a lavorare in un determinato progetto in un determinato giorno. GoBrite consente di fare questo. Quindi la prenotazione potrebbe avvenire attraverso la ricerca di uno spazio. Io in questo caso ho selezionato tutto l'ufficio di Roma, quindi mi presenta tutte e tre le aree, ma potrei essere legato solo all'area vendite, come nel mio caso, piuttosto che essere interessato a sedermi nell'amministrazione, oppure tramite configurazione evitare che io possa andarmi a sedere in aree che non mi sono proprie. L'area vendite è divisa in questo caso in delle scrivanie che sono disponibili per questo slot orario che ho configurato. Ho la possibilità con GoBrite anche di effettuare delle ricorrenze, queste si possono attivare o disattivare, e se ho il ruolo
diciamo, impostato anche prenotare per conto di alcune altre persone. Questo è tipico degli assistenti di direzione che effettuano prenotazioni per conto di manager. E un tema interessante poi è quello anche del team. Avendo effettuato la prenotazione dello spazio, il sistema aspetta che io confermi la mia presenza. Questa operazione la posso fare attraverso la scansione del tag, e a questo punto la prenotazione è confermata, come potete vedere, e a questo punto posso utilizzare il mio spazio che diventa rosso. Bene, a questo punto anche la mia presenza verrà tracciata. Altre cose da farvi vedere è l'impostazione della mappa. Qui nella mappa ufficio avete un'idea della disposizione delle risorse attraverso delle icone che possono essere visualizzate e inserite. Quindi lo spostamento è veramente veloce, drag and drop, e non richiede molti sforzi. Queste mappe possono essere pubblicate come URL dentro dei Digital Signage e anche nel modulo View che adesso Carlo vi farà vedere. Io direi che ho detto tutto, Enrico, quindi passo a te la parola. Bene, mi riprendo la visualizzazione delle slide e passo la parola a Carlo Novelli per l'ultima sezione del webinar, Visit e View. A te la parola, Carlo. Grazie Enrico. Visit e View, li mettiamo insieme perché ambedue riguardano lo stesso ambiente, la reception. Dal punto di vista del visitatore è il primo ambiente che incontriamo nell'azienda ed è un ambiente nel quale noi tipicamente effettuiamo la registrazione della nostra presenza su foglio di carta, ma oggi possiamo digitalizzare la procedura. Anziché scrivere il proprio nome, cognome, azienda, l'orario di ingresso, firmare e consegnarlo alla receptionist, possiamo inserire questi dati su un tablet. Oppure, molto più semplicemente, come ci ha mostrato David con la funzione di invito alla riunione di personale esterno, indicando nel questa persona nome, cognome e l'indirizzo di mail, il visitatore riceve un'email con un QR code, quindi nella registrazione semplicemente mostra, ad esempio dal telefonino, il QR code alla telecamera del tablet in reception e automaticamente viene registrato. Di conseguenza, l'organizzatore della riunione riceve un'email nella quale viene notificato che il visitatore Carlo Novelli è arrivato in reception ed è in attesa. Nel reception è possibile avere anche in automatico la stampa del badge, che potrebbe essere anche inclusiva di una foto, se questa è una procedura che abbiamo impostato. Quindi in reception viene consegnato al visitatore il badge, rimane solamente da attendere l'organizzatore che lo venga a prendere, oppure di dirgli di accomodarsi seguendo con il wayfinding la posizione della sala. Quindi il visit è una funzione sicuramente utilissima ed integrata con le prenotazioni, rende la prenotazione diciamo, la registrazione in ingresso estremamente semplice. A fianco alla registrazione, sempre in reception, abbiamo tipicamente i pannelli informativi. I pannelli informativi parliamo quindi di digital signage. Digital signage significa avere delle informazioni, loghi, immagini, video che sono disponibili per l'utente perché in quel momento in cui abbiamo un visitatore in attesa vogliamo giustamente informarlo. Ma questi pannelli di digital signage potrebbero anche essere inseriti, ad esempio, all'uscita degli ascensori, mostrando anche la mappa con le sale delle prenotazioni per un uso interno, o essere delle company TV vere e proprie che mostrano le informazioni, ad esempio, in sala mensa o nelle aree pubbliche dell'azienda. Il digital signage è integrato nella piattaforma GoBrite. Ora che andiamo live vedremo la semplicità e come client utilizza un motore Windows, quindi in questo caso andiamo ad usufruire della tipologia di pannelli Pro DVX con basati su Intel che sono disponibili quindi con sistemi operativi Windows e Linux. Anche qui le dimensioni possono essere diverse, il formato può essere orizzontale o verticale. Detto questo, direi che possiamo passare alla visione online, nella quale vi farò anche vedere un elemento di cui ha parlato Simone, che sono gli analytics.
La visualizzazione, eccoci qua, qui siamo nel cruscotto di gestione. Il cruscotto di gestione significa che noi abbiamo, come abbiamo visto, Meet Work Visit, ma sulla destra possiamo scegliere anche il modulo View. Il modulo View significa che entriamo nella sezione di gestione del digital signage, eccola qui. Di default io l'avevo lasciato su inglese, ma possiamo ovviamente selezionare la lingua italiana. Qui abbiamo molto semplicemente la gestione dei contenuti con delle immagini, la gestione dei modelli che possiamo creare nuovi, aggiungere un modello, ad esempio un modello predefinito con vuoto, con due campi o con tre campi, ma siamo in grado di modificarlo in qualsiasi momento. Beh, giustamente se non metto un nome il sistema non mi accetta la creazione del modello. All'interno di questo modello noi possiamo inserire delle widget, quindi possiamo inserire del testo, delle immagini, dei video caricati dal nostro computer, dei video di YouTube, degli iframe, ad esempio delle pagine web o i video di YouTube molto semplicemente già disponibili, piuttosto che chiaramente andarci a personalizzare con il video aziendale. Poi possiamo riposizionare queste finestre, possiamo ridimensionarle, il contenuto viene automaticamente ridimensionato e quindi creare facilmente la nostra interfaccia. Dopodiché si tratterà di creare una programmazione in termini di playlist, nella quale andremo a indicare quali contenuti voglio, quali diapositive, il programma di pianificazione, i dispositivi sui quali voglio pubblicarle. I dispositivi sono identificabili anche con dei tag, con dei profili particolari per creare dei raggruppamenti di dispositivi. Tutta questa gestione viene effettuata molto semplicemente nel pannello di gestione, dove gli utenti sono definiti dalla piattaforma di amministrazione di GovRite e possiamo definire però dei ruoli particolari, le tag per identificare gruppi di display, i canali per selezionare all'interno del digital signage alcune aree in particolare, creare i nostri stili grafici con font dell'azienda, caricare font specifici che utilizza l'azienda, creare degli widget, qui serve un po' di conoscenza di HTML e CSS e creare ovviamente il pannello landscape portrait con qualsiasi risoluzione, il sistema è in grado di adattarsi alle risoluzioni più varie, e le zone che sono le zone all'interno del pannello, possiamo avere una zona top, una centrale, una zona video, una zona informativa per creare il nostro pannello di gestione. Quindi integrato all'interno della piattaforma abbiamo un motore digital signage vero e proprio molto comodo. Due parole sui risultati dell'attività all'interno dell'azienda. Gli analytics sono fondamentali e ci permettono di vedere in formato grafico o di scaricare su Excel l'utilizzo delle sale. Abbiamo chiaramente la possibilità di scegliere le località, abbiamo già visto quest'albero all'interno delle prenotazioni, un intervallo di date, l'orario all'interno del quale vogliamo analizzare lo stato delle sale, come sono state utilizzate, e possiamo fare delle analisi per giorno, ad esempio per individuare i giorni di picco, o per orario per identificare le ore di picco all'interno della giornata. Possiamo analizzare singolarmente le sale, possiamo analizzare singolarmente le scrivanie e possiamo vedere ad esempio i non confermati delle sale come mappa, oppure scaricare il file Excel. In questo caso scaricarlo significa poter scaricare il grafico. Nel momento in cui invece l'analisi la effettuiamo specificamente sui non confermati, andiamo a scaricare un file Excel che ci mostra nell'intervallo che abbiamo selezionato esattamente tutto quello che è successo all'interno delle varie sale, e questo ci permette di analizzare ovviamente l'utilizzo, creare nuove sale, le tipologie di sale, le tipologie di desk all'interno dell'azienda. Completano la formazione la top 10 per avere un'immediata visione delle sale più utilizzate e sulla destra le meno utilizzate, e così vale anche per le scrivanie. E chiaramente la cronologia completa di tutte le prenotazioni e gli accessi che sono stati gestiti, che può essere anche in questo caso analizzata online oppure scaricata come risorsa in un file Excel che viene utilizzato poi per qualsiasi tipologia di analisi, creando tabelle pivot, filtri, ordinamenti, tutto quello che ci può essere utile.
Detto questo, vi vorrei solo ricordare che il portale GoBright ha disponibile un help center nel quale sono disponibili ogni dettaglio analizzato per procedura, per descrizione. Cerchiamo ad esempio gli stili, troviamo gli stili dell'organizzazione che abbiamo per il digital signage e ci viene mostrato come impostare gli stili, quindi il font, il dimensionamento, spacing del font, grassetto, centrato, questo per creare lo stile, questo per ogni singolo argomento di tutte le sezioni Meet, Work, Visit, per l'analisi di tutto lo stato di occupazione delle sale a livello storico e per la gestione di tutte le impostazioni del sistema. Con questo io chiudo la mia parte e lasciamo a sicuramente qualche minuto per le domande. Enrico, a te il pannello domande e risponderemo. Perfetto, allora vado a leggere le domande che sono arrivate. Nel frattempo vi ricordo che potete ancora digitarle nel pannello indicato appunto da domande. La prima domanda che è stata fatta è che formato devono avere le mappe grafiche? Chi vuole rispondere? Il formato, l'ho fatto vedere io precedentemente, il SVG, Scalable Vector Graphics. Questo perché la pagina è una pagina HTML5 e l'SVG è lo standard grafico vettoriale di lezione. È possibile facilmente partire da una mappa classica di AutoCAD, che è un formato DWG, e trasformarla. Ci sono tanti configuratori, c'è Adobe Illustrator, ci sono Inkscape, software che realizzano questa conversione in maniera immediata. Devo dire che la mappa ha senso che sia molto pulita, non è una mappa di real estate con il dettaglio della piantina e della ruota pivotante della sedia, deve essere di facile fruizione per un utente che deve capire dove sedersi e dove andare in sala riunioni. Perfetto, grazie. Quali modelli di distribuzione del portale GoBright sono supportati? Sì, posso rispondere anche ancora io. Attualmente l'offerta è in cloud, non è prevista una soluzione on-prem che era inizialmente considerata, ma per motivi di scarsità di richiesta hanno deciso di andare su una soluzione full cloud. Ok, ricordo che la GoBright è certificata ISO 27001, quindi adotta tutte le attenzioni, i principali standard di sicurezza informatica. Abbiamo analizzato attraverso clienti molto importanti di tipo corporate i requisiti di sicurezza. GoBright ha superato tutti i test. In più utilizza la piattaforma Microsoft Azure as a platform, quindi eredita tutte le caratteristiche intrinseche di sicurezza di questa famosa piattaforma. Aggiungo, mi permetto, perché ho parlato in particolare degli analytics, che è compliant completamente anche per la GDPR, per la gestione della privacy. Perfetto, grazie. Un'altra domanda è: qual è il modello di licensing del software? Su base numero device o in base ai moduli? Quindi penso se sia o legata all'utente oppure alla risorsa. È una piattaforma legata al numero di risorse, quindi licensing che ci siano 2000 utenti, 500, 700 non interessa, le licenze per iOS e Android quindi sono libere, ma il tutto è legato al numero di risorse, in particolare sale riunioni e scrivania. Questi sono i due elementi numerici che sono necessari per realizzare un computo economico. Perfetto, grazie. Un'altra domanda: che sistema di connessione wireless adotta il dispositivo Connect? Ho presentato io le scrivanie, il Connect adotta una comunicazione Zigbee, di per sé è alimentata in USB, quindi richiede soltanto un'alimentazione USB locale alla scrivania. Ho dimenticato di dire che il modulo Connect si connette anche ai motori lineari della Linac, che è un'altra azienda interessante che realizza concetti di wellness, cioè la possibilità di lavorare in piedi, di muoversi durante la giornata e posizionarsi a varie altezze, ma anche perché le scrivanie condivise possono essere utilizzate da persone alte o basse durante diciamo la settimana, e quindi adottare al meglio la posizione di lavoro, che è un punto sul quale tutti noi a volte ci rendiamo conto, soprattutto lavorando da casa, di come siamo scomodi in una sedia che non è pensata per l'ufficio. Ecco, una scrivania non è detto che sia pensata per le nostre misure. GoBright, tramite questa integrazione, consente anche di muovere e pilotare le scrivanie stesse. Grazie Simone. Un'altra domanda:
È possibile per la sezione Work gestire livelli diversi di admin con permission diverse di intervento sulle configurazioni? È soltanto uno il livello di admin, quindi è possibile creare dei profili spegnendo l'accesso, non so, alla possibilità di avere i servizi, di avere il processo di autorizzazioni, però per quanto riguarda il livello di admin abbiamo soltanto un livello. Un'altra domanda è come si inserisce la parte di controllo della sala? Sì, è un plugin specifico, si devono inserire i vari, diciamo, andare a definire i vari pulsanti e andare anche a logicamente inserire il codice di comando in IP per far effettuare quella funzione a quel pulsante specifico. E poi, diciamo, comparirà nella grafica. Ok, grazie. Un'altra domanda, vedo con piacere che sono arrivate parecchie domande. Ecco la domanda. Il programma permette di utilizzare differenti criteri per permettere di prenotare scrivanie? Ad esempio, lo stesso utente non può prenotare per più di 2 giorni alla settimana? Ancora io, attualmente no, è possibile effettuare più prenotazioni al momento. Non è una, è già stata posta questa domanda alla fabbrica, non c'è ancora una tensione in merito a questo aspetto. E sempre la stessa persona chiede che dimensioni hanno gli armadietti prenotabili. La progettazione è libera, nel senso che è il lucchetto elettronico che ha delle dimensioni di qualche centimetro per ospitare ovviamente l'elettronica di comunicazione. Di fatto, così velocemente, è basato su dei lucchetti cablati, quindi c'è un cablaggio interno all'armadietto stesso che afferiscono a un concentratore alimentato che ha una comunicazione Wi-Fi o magari un collegamento diretto LAN. Quindi di fatto l'armadietto come dimensioni di falegnameria è assolutamente libero. Quindi possiamo creare armadietti per ospitare delle chiavi di auto aziendali piuttosto che armadietti grandi, grandi dimensioni che ospitano effetti personali come un intero trolley. Perfetto, grazie. Le domande sono terminate, Volevo quindi. aggiungere una cosa sugli admin per quanto riguarda il digital signage. E per quanto riguarda specificamente la funzione view, è possibile creare degli utenti con delle permission diverse, chi può agire solo sui contenuti, chi può intervenire sull'interfaccia, chi può intervenire sui contenuti e sulle pianificazioni e chi può intervenire separatamente sulla gestione dei dispositivi, degli endpoint, quindi degli schermi di visualizzazione. Su view, chiaramente trattandosi di una comunicazione aziendale, è quindi possibile creare persone diverse che si occupano di cose diverse, quindi l'autorizzazione a pubblicare contenuti effettivamente solo a chi è responsabile di questi. Grazie Carlo. Vi ricordo che sul nostro sito intermark.it, alla sezione prodotti, potete trovare non solo le suddivisioni dei brand per le varie classificazioni che abbiamo fornito, ma potete appunto inviare dei messaggi specifici agli specialisti e potete richiedere anche delle demo personalizzate che possono essere fatte via web conference oppure anche presso il cliente. Quindi con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e scusate anche se abbiamo sforato di qualche minuto, però era veramente un webinar denso di informazioni da fornire. Vi saluto e vi ringrazio nuovamente da Enrico e tutto lo staff Intermark Sistemi. Ciao a tutti, Arrivederci. arrivederci. Arrivederci, ciao a tutti, buon lavoro.